In arrivo Hotel Revenue Forum, quest'anno tantissime cose nuove da vedere. Si parlerà di intelligenza artificiale per la gestione delle tariffe, poi sicuramente tanto total revenue da anche speaker che arrivano dall'estero. E noi ci siamo perché alle 15 facciamo un bellissimo forum con ospite Luigi Bartilorenzi e parliamo di tecniche concrete e pratiche da mettere in piedi subito nei nostri hotel per massimizzare la vendita dei servizi ancillari e personalizzare il soggiorno dell'ospite. Quindi andiamo! La mente delle persone, penso che sia la prima cosa che in questo Hotel Revenue Forum dobbiamo portarci a casa, perché è sulla mente delle persone che dobbiamo lavorare per riuscire a costruire una vera personalizzazione dell'ospite e del suo soggiorno. Perché quello che mi sono trovato a parlare stamattina, ad esempio, con una persona che ho incontrato è proprio l'essere fermi su alcune certezze, no? Il pensare che un albergo che si è sempre venduto in mezza pensione vada sempre venduto in mezza pensione. Allora, se restiamo bloccati lì, come facciamo noi a creare maggior valore per quell'ospite? Perché tutti i servizi che siamo abituati a inserire all'interno di questi pacchetti incredibilmente grandi, certe volte obesi, pieni di cose, e diventano un limite perché l'ospite non percepisce il valore molto spesso di quello che inseriamo all'interno di questi grandissimi pacchetti, tenuto conto anche che poi la creazione del pacchetto è veramente una cosa arbitraria, no? Quindi creiamo noi il pacchetto convinti di poter sapere quali sono le esigenze dell'ospite. Allora dico, iniziamo a lavorare prima sulla nostra mente, sulle nostre credenze, su quello che ci blocca nel fare questo passaggio verso i servizi ancillari. Poi l'altra cosa che sicuramente è importante è lavorare anche, a mio avviso, su essere un po' pazzi, no? Oggi ho incontrato un collega e mi dice: va, guarda, sei coraggioso a fare quello che fai con i servizi complementari, no? Perché abbiamo delle mentalità qui in Italia che sono dure a morire. Allora sì, magari bisogna essere un po' pazzi, no? Dire ok, vado contro quello che sono le idee che comunemente abbiamo all'interno di questo settore alberghiero e cerchiamo di fare qualcosa di veramente diverso, che ovviamente è anche abbastanza pazzo da questo punto di vista, no? Perché significa andare contro le convenzioni, andare contro a quello che è sempre stato il nostro modo di vendere, no? Cominciamo a pensare che il prodotto principale, la camera, non è più solo ed esclusivamente quello che noi possiamo vendere, ma che c'è qualcosa di più. Abbiamo appena concluso il nostro forum qui a Hotel Revenue Forum 2020. È stato veramente un bellissimo incontro con grande partecipazione da parte di tutte le persone che erano in sala. Ringrazio veramente Luigi per aver accettato il mio invito e vi posso dire che assolutamente il tema dei servizi ancillari sta diventando sempre più interessante per gli albergatori. Oggi mi sono stati posti veramente delle domande pratiche
dove abbiamo parlato di mini bar, abbiamo parlato di acquisto dei servizi da fornitori esterni, abbiamo cercato di capire come ottimizzare la vendita delle colazioni e tante altre cose che sicuramente vedremo insieme nei video delle prossime settimane. Inoltre vi dico, andate sul nostro sito go.ancillary.guru, entrate nella nostra community perché trovate tantissime risorse gratuite che dalle prossime settimane andremo ad inserire e che vi saranno utilissime per iniziare direttamente, subito, nel concreto, a massimizzare la vendita dei vostri servizi ancillari e personalizzare anche il soggiorno del cliente.